Un Ferragosto vivace e movimentato all'Aquila, grazie alla presenza di numerosi turisti che hanno invaso il centro cittadino, ma non solo. I dati dell'Infopoint relativi al Ferragosto sono rilevanti e confermano che la città capoluogo di regione risponde alle esigenze di un turismo in evoluzione in questi giorni di vacanza. L'assessore a ramo per il comune dell'Aquila, Ersilia Lancia, commenta soddisfatta i numeri parziali del lungo ponte ferragostano. Un agosto movimentato all'Aquila, infatti l'Infopoint cittadino ci regala dal 1 agosto ad oggi presenze per circa 2.000 unità con flussi significativi che provengono per lo più in maniera interessante da Lombardia, Piemonte e Veneto, senza disdegnare naturalmente il turismo di prossimità e anche con presenze dall'estero, Nuova Zelanda, Belgio, Francia, Spagna. Abbiamo un'estate interessante, non soltanto la settimana importante che va dal 23 al 30 agosto, che è quello della Perdonanza, ma anche un settembre davvero coi fiocchi, dal jazz italiano, da Panorama Italics che porterà una mostra a cielo aperto all'Aquila il 7, l'8, il 9 e il 10 settembre, ma anche performative col Maxi. E quindi l'invito è a visitare ancora per quest'estate l'Aquila.